I manoscritti del Fondo Canoviano, patrimonio della Biblioteca Civica di Bassano del Grappa, sono ora online. Ne parliamo oggi con Barbara Guidi, direttrice dei Musei Civici di Bassano del Grappa. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Per prima cosa le chiedo di spiegarci in cosa consiste il Fondo Canoviano e cosa ci dice di Antonio Canova. Premetto che i documenti sono conservati nella Biblioteca Civica, ma la Biblioteca Civica altro non è che una parte di un'istituzione complessa che è composta appunto dai musei, dalla biblioteca e dall'archivio. Così è stato da sempre, fin dal 1840, quando i musei civici di Bassano sono nati. Questo essere un'istituzione composita fa sì che il patrimonio conservato in questa città sia un patrimonio che dall'unione di documenti, di opere d'arte e di testimonianze differenti riesca a raccontare tante storie di quello che è l'eredità culturale o il passaggio di importanti artisti nella città di Bassano del Grappa. Ecco, il Fondo Canoviano è uno dei fondi più preziosi e più importanti che abbiamo qua a Bassano, ma allo stesso tempo è uno dei fondi più importanti di opere e documenti di Antonio Canova che vi sia al mondo. Anzi, si può considerare come un fondo quasi complementare, per esempio, a quello di Possagno, che ha diciamo, la sua maggiore emergenza nella gipsoteca, ovvero nella collezione completa di tutti i gessi da cui poi l'artista ha tratto le sue realizzazioni in mano. Ecco, il fondo di Bassano è un fondo molto particolare perché, oltre alle opere d'arte come i gessi, le sculture, conserva anche dei documenti che tendenzialmente sono documenti più fragili, più delicati e che per la loro natura non possono essere sempre esposti e disponibili al pubblico. Si tratta di quasi 2000 disegni, si tratta di dipinti, si tratta di sculture, ma si tratta anche di un fondo documentario incredibile e straordinario, composto da oltre 40.000 pagine. Questo vi dà la misura di quanto grande sia questo patrimonio. Il fondo è stato digitalizzato nella parte relativa ai manoscritti. Presto verranno digitalizzate, quindi rese disponibili anche stampe e disegni. Sì, è un percorso lungo, un progetto che abbiamo strutturato su un calendario pluriennale perché, come le dicevo, il fondo è veramente immenso e allo stesso tempo preziosissimo. Il primo passo è stato quello di rendere fruibili a tutti da qualunque parte del mondo, sia che si tratti di studiosi, sia che si tratti di semplici persone curiose e interessate a scoprire qualcosa di più su Antonio Canova e su quello che era anche, diciamo, l'entourage storico, culturale, di cui lui è stato protagonista. Ecco, il primo passo è stato proprio rendere fruibili da tutti le sue lettere scritte e ricevute, i suoi diari di viaggio, i suoi appunti, addirittura quaderni con il preziario delle opere, no? Che ci raccontano anche, no? Anche della sua consapevolezza del valore della propria opera. Addirittura il suo quaderno delle lezioni di inglese, in cui lui faceva gli esercizi, proprio come noi oggi, come gli studenti a scuola. Oppure i documenti di viaggio, tipo dei diari, in cui lui stesso racconta, per esempio, uno degli incontri più importanti della sua vita di artista, ma anche importanti dal punto di vista storico. Quello, per esempio, dei due viaggi parigini che lo condussero nel 1810 al cospetto di Napoleone, con il quale emerge proprio dai documenti un rapporto, direi, assolutamente paritario, con anche una semplicità, dei dialoghi quasi di quotidianità che riguarda aspetti della quotidianità. Oppure il secondo viaggio del 1815, quando Canova viene mandato, suo malgrado e malvolentieri, in missione dal Papa per riportare in Italia i preziosissimi capolavori che Napoleone aveva portato in Francia. Per quanto riguarda invece la parte relativa a stampe e disegni, ci sono dei gioielli su cui puntate di più o che magari insomma sono degni di nota? Allora, difficile per me dire se vi siano delle opere più importanti di altre, anche perché a volte anche il disegno più piccolo, lo schizzo che al primo
primo colpo d'occhio può sembrare insignificante, in realtà può d'improvviso acquistare un significato assolutamente straordinario se messo in connessione con altri documenti e può regalarci delle conoscenze assolutamente inedite. Il fondo dei disegni, per esempio, permette di capire Canova in tutti i suoi aspetti, un po' come tutti questi documenti ci raccontano, oltre all'artista, anche l'uomo. Vi sono dei semplici schizzi, dei disegni appena abbozzati, tracciati in punta di matita, che consegnano una prima idea fugace di un'opera, e vi sono invece dei disegni più accurati, studiati, strutturati nel chiaroscuro, nelle volumetrie, che invece riguardano degli studi anatomici, sia maschili che femminili, e quindi hanno l'aspetto di opere più compiute in se stesse. Ma ripeto, non c'è un'opera più importante di altra, il traguardo sarà proprio quello di anche qui metterli a disposizione a tutti e magari metterli anche in connessione con i documenti che si trovano nella biblioteca. Faccio un esempio: il prossimo 4 dicembre apriremo una mostra dedicata a Ebe, che è una delle sculture più famose di Canova, anche più affascinanti. Questa mostra è stata strutturata attorno alla scultura di Ebe, che è stata restaurata dopo oltre 70 anni, era stata distrutta dai bombardamenti del 1945, quindi si tratta di un restauro molto importante. Ecco, attorno a questa opera, grazie alle lettere, ai disegni, alle incisioni, ai dipinti, abbiamo costruito un percorso che ci racconta ad un tempo del mito di Ebe nelle arti figurative e ci racconta di come Canova abbia con questa scultura inventato un modello di grazia e bellezza assolutamente inedito che fa della sua Ebe forse l'immagine più famosa di questa dea. Prima di salutarla le chiedo: operazioni come questa cosa servono? Vorrei concentrarmi sull'importanza di rendere accessibile il patrimonio culturale e artistico. È fondamentale, la conoscenza deve essere messa a disposizione di tutti, è io credo un dovere di tutti noi. Ed è un impegno che noi Bassano del Grappa vuole assolutamente portare avanti e nel quale appunto vuole investire risorse. Quanto sia importante poter fruire queste cose da ogni angolo della terra in qualunque momento, ce ne siamo accorti tutti in questi mesi terribili che abbiamo passato. Però questo diventa uno strumento che non sostituirà la realtà, importante che sia così, ma deve essere un primo passo di disponibilità e di condivisione di conoscenza che io poi auspico possa solleticare, stimolare i visitatori a venirli poi a vedere dal vero.